Eccoci qua ragazzi in un nuovo video. Come vedete siamo andati un pochino avanti, il motore è stato chiuso. Come potete vedere la testa è chiusa, abbiamo tirato ai gradi corretti, abbiamo messo in fase tutte le cose, cinghia di distribuzione messa su nuova, pompa dell'acqua, modifica in metallo, nuova perché quella vecchia era oltre un po' brutta, era in plastica, quindi molto meglio questa, grazie a Davide che mi ha dato il suggerimento di cambiarla subito. E qui abbiamo messo in fase tutte le cose, messo su tutto. Ci mancano le quattro candele e in più ci manca la guarnizione dei collettori di aspirazione, perché ci hanno dato una sbagliata, quindi appena arriva cacciamo su anche loro. Il differenziale finalmente ragazzi, abbiamo trovato la ditta, ce lo sta preparando e ne abbiamo comprati due, ovvero questo più quello per la 206, appunto, col cambio MA piccolino, e praticamente col prezzo di questo nuovo di ditte blasonate ne abbiamo presi due. Quindi, dato che a me serve, a mio papà non vuol correre assolutamente col saldato, questa è la soluzione. Qui, come potete vedere, guarnizione nuova. Ragazzi, volevo far vedere un'altra cosa, no, per capire quanta sfiga comunque abbiamo avuto. Praticamente, qui c'è sulla confezione della guarnizione di testa, ci sono la sequenza di tiraggio della testa e in più ci sono scritti i tiraggi, e come potete vedere l'ultimo è 285 gradi. Quindi io cercavo su internet, ho chiamato così colà, nessuno sapeva dirmi niente e avevo la controprova sotto gli occhi. Quindi che sfiga veramente, prossima volta so dove cercarle in caso non trovi un riscontro subito. Via, questo qua, opla. E oggi cosa facciamo? Oggi direi di spostare intanto Cocao dal ponte, perché mi ha un po' rotto le balle sinceramente, e c'è anche scomodo perché per fare l'impianto elettrico dentro, che vi faccio vedere tra poco, ci va scomodo perché avendo il ponte non puoi salire bene, un po' così, quindi la metteremo al posto di Atom e metteremo Atom sul ponte, cominceremo un po' a guardarla, vediamo un po' di farci qualche idea. Oggi facciamo una giornata di briefing, brainstorming, come dicono le aziende grandi, ovvero buttiamo mille idee sul tavolo e vediamo di tirare fuori un piccolo progetto per la 206. E niente, impianto elettrico siamo ancora fermi, manca la centralina, i differenziali stanno arrivando, i semiassi non pervenuti. Avevamo comunque trovato due semiassi qui in capannone che andavano bene, una copia esatta dei nostri, per questo cambio qui, li abbiamo fatti tagliare e adesso dobbiamo semplicemente saldarli con le boccole come facevamo l'anno scorso per avere due semiassi comunque di scorta. Quindi intanto che la ditta ce li fa, comunque abbiamo due semiassi già a misura, pronti da montare, manca saldarli e siamo a posto. Basta, tutto qui, adesso tiriamo giù la macchina, sistemiamo un po' il casino che c'è qui per terra e vediamo un po' cosa fare sulla 206. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è sabato mattina, siamo nella settimana dopo l'ultimo clip che avete visto. Qui potete vedere Cocao ferma qua, l'abbiamo tornata a mettere per terra giù dal ponte, appunto perché oggi dovremmo cominciare forse a fare qualcosa dell'impianto elettrico qui davanti e ci andava scomodi proprio lavorare col ponte, quindi oggi cominciamo a fare un po' questa qua. Qui c'è il motore montato con la testa, montato tutte le cose. Sono arrivate anche le nuove guarnizioni perché c'erano andate sbagliate, quindi oggi andranno su i collettori di aspirazione, andranno sul carterino delle pulegge, andrà su tutta praticamente la roba che vedete e dopo si potrebbe già pensare di riposizionarlo lì davanti. Qui invece, come potete vedere, c'è Atom con il 1006 ex motore di Cocao, già montato, già a posto, come potete vedere supporti totalmente originali, cadono già giusti, supporto originale cade già giusto e dietro abbiamo modificato quello che avevano fatto loro e il motore è già montato bello e finito. Questa settimana papà è andato a comprare il sistema di leveraggi originali, quindi come potete vedere il cambio è già montato. In più abbiamo montato una linea di scarico completa della Super Sprint, se non erro, tutta completa, 4 in 1. Adesso ve la faccio vedere anche da sotto, eccola qui anche da sotto. Questa qui è una linea completa per C2 VTS, abbiamo trovato diciamo un'occasione e l'abbiamo comprata interamente. Qui papà ha fatto un nuovo supporto per tenere su e fissarsi sul cambio. Qui si va avanti, sistema originale per l'accoppiamento dei due scarici. Andiamo avanti, avanti, avanti.
supportino fatto nuovo. In realtà il C2 uscirebbe con la curva di qua, perché il C2 sapete che è l'uscita a destra. Qui è stato modificato, abbiamo fatto la curva. Qui abbiamo fatto l'innesto, innesto anche per il fatto che se vogliamo cambiare il terminale che c'è qui, basta sganciare qua. Terminale omologato, molto utile, e supporto nuovo qua su, uscita è questa, quindi è molto 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 bello, veramente. Ci ha lavorato papà veramente, secondo me, poco, perché a parte fare i supporti, il resto, le curve, era già tutto sagomato, gli ingombri erano già giusti, quindi abbiamo preferito comprarlo questa volta piuttosto che farlo. Come potete vedere qui il levretto del cambio, vi ho fatto vedere anche prima, è già montato, già con le sue aste e tutto. I semiassi non sono montati, ma potrò montarli senza problemi perché sono suoi originali. Qua c'è già anche messo su il radiatore per vedere gli ingombri, e abbiamo un sacco di spazio, ragazzi, calcolando che la Peugeot nasce con le ventole per davanti, quindi qui non ci andrà proprio niente e va benissimo. Appunto, come potete vedere, il radiatore è già messo su con la ventola. Altra cosa, finalmente ragazzi, un pezzo del puzzle è arrivato. E volevo anche ringraziarvi davvero davvero di cuore del supporto che mi date nei commenti. Veramente grazie mille, in molti di voi mi hanno capito la situazione. E vi ringrazio e mi fa piacere che continuate comunque a sostenermi. Ecco il primo pezzo del puzzle che ci mancava. Ta-tan! Sono arrivati i differenziali, ovvero a me si arriva solo questo qua. E è un differenziale chiaramente a dischi. È già stato tarato per autocross. E praticamente l'abbiamo comprato da un'azienda che li fa in casa. Non è un'azienda blasonata, quindi non le solite che avete anche scritto nei commenti, che non possiamo neanche permetterci di vedere il listino prezzi. Diciamo solo che due di questi equivalgono a quasi uno normale, cioè i due sono costati meno di uno. Così, questo è per la mia, e questa qua, già che eravamo, è per Atom. Qui abbiamo coppia conica, abbiamo tutto. Bisogna dopo aprire la quota del cambio per mettere su questo differenziale qua. Qua invece va fatto un lavoro di chiavettatura, vi spiegherà magari meglio dopo mio papà. Bisogna chiavettare appunto questa qui qua. Altro pezzo, abbiamo comprato sempre dalla stessa ditta una parte del cambio BE mia, perché il nostro è arrivato con uno di questi qua rotti. Abbiamo visto anche come staffarlo per fare un nuovo supporto cambio molto più resistente. E quindi ragazzi, sono molto felice perché finalmente sono arrivati questi qua che ci servivano. Oggi andiamo avanti con l'impianto elettrico, viene un ragazzo a darci una mano, a darci un consiglio sul come fare il primo avviamento della macchina. Diciamo pure che questa qui è la centralina di prova, è quella che ci hanno dato con la macchina, con la 206, quindi per la prima accensione, testare i semiassi, cominciare a far girare un po' la macchina e tutto, useremo quella mappa lì che è già caricata e nessuno ha mai toccato niente. Mentre dopo probabilmente passeremo a una Mega Squirt MS2 oppure a una Micro Squirt. Vediamo un attimo se la... bisogna vedere un attimo se metterla sulla 206 alla Mega su quella lì o inverso, vediamo un po' le tempistiche. Comunque oggi appena viene il ragazzo cominciamo un po' a fare un bel discorso, capire cosa fare, cosa non fare e procedere pian piano. Vi aggiorno più avanti, dai. Grazie ancora per il sostegno ragazzi, siete veramente unici davvero. Allora ragazzi, aggiornamento, dopo una chiacchierata di due orette con il ragazzo che dovrebbe darci una mano, siamo giunti alla conclusione di voler cambiare totalmente centralina per forza, perché quella che abbiamo noi non gestisce delle cose del motore che in realtà andrebbero gestite, quindi passeremo un altro tipo di centralina e adesso vediamo un attimo per prezzi e cose, casini. Però è stata una bella chiacchierata, abbiamo messo giù diversi punti che vogliamo avere sulla macchina, cosa si può fare, cosa non si può fare, quindi siamo bene. Qui come potete vedere dietro stavo rimettendo a posto un po' il cablaggio per provare a mettere in moto la macchina, ma mi sono reso conto che il cablaggio è veramente orribile. Sono arrivato a questo punto qua, ma è fatto veramente malissimo questo cablaggio, è tutto spaccato, è tutto stagnato molto male. E in più non c'ho neanche i pin out, perché ci sono certe cose che prima magari non erano collegate, che non so cosa siano. E quindi niente, questo qua, abbandoniamo tutte queste cose qui che stavamo facendo, abbandoniamo tutto e ricominciamo da zero e facciamo un bel lavoro. Adesso non so sinceramente cosa mettermi a fare, devo tirare un cavo di massa
Sicuramente un cavo di massa che va dalla basetta di negativo al cambio, e dopo probabilmente potrei vedere cosa fare. Finalmente ragazzi, il primo pezzo del puzzle è inserito, differenziale montato, stretto alla coppia giusta. Adesso gli rimettiamo sui cuscinetti e lo rimettiamo nel cambio.